l'ultima settimana un po' di languore, un po' di così di emozione? No, anzi, molta, molta gioia, insomma, perché comunque sia, è vero che sarà l'ultima settimana del nostro campionato, ovviamente per me, del mio campionato, insomma, vissuto parzialmente, 11 giornate ho condiviso con la squadra, però per me è stato comunque un percorso assolutamente positivo, è un'esperienza meravigliosa, quindi ho veramente... al di là purtroppo dei risultati e della classifica che penalizzano un po' tutto, però è stato un percorso all'interno del quale ho imparato tanto e sicuramente nel mio bagaglio servirà molto. Sì, l'ho detto anche in precedenza, secondo me l'aspetto caratteriale di una squadra provinciale, no? Per me è alla base di tutto, cioè quando tu ti confronti con squadre tipo Juventus, Milan, Inter, Napoli, che ovviamente hanno un potenziale economico diverso dal tuo, hanno possibilità di operare sul mercato in maniera diversa, quindi da un punto di vista tecnico per forza è qualcosa in meno, devi saper sopperire con la grinta, con la voglia di dimostrare che se sulla carta c'è una differenza abissale, in campo almeno per quei 90 minuti questa differenza si può assottigliare, no? Una frase che mi porterò sempre dietro, l'ascoltai un giorno da Castagnere, insomma, è stato il mio primo allenatore, e disse in una riunione prima della partita, giocavamo se non sbaglio contro la Lazio, tra l'altro che è una squadra incredibile, c'era Mancini, Salas, Vieri, insomma, perse con il Milan l'ultima giornata lo scudetto. Disse: ragazzi, noi non dobbiamo avere la presunzione di essere più forte degli altri in un campionato, ma in 90 minuti niente escluso. Questa è una frase che io tengo sempre in mente. Cioè, è vero che in 40 partite la Juventus arriverà sempre davanti al Pescara, ma in 90 minuti può succedere di tutto. E questo è quello che cercavo io di trasmettere ai miei giocatori. Cioè, è vero che probabilmente i grandi campioni hanno qualcosa più di noi, sicuramente. Però in 90 minuti può succedere di tutto. Senza togliere niente a nessuno, però dico che il livello tecnico si è abbassato tantissimo, anche in B. Cioè, una volta in B c'era l'Atalanta, c'era il Brescia, il Catania, l'Empoli, il Bologna, il Napoli, il Genoa. Cioè, c'erano squadroni pazzeschi. Oggi in Serie B, secondo me, con un'ottima programmazione, con una squadra che ha le idee chiare, che corre, perché i ritmi ovviamente sono molto più alti, però poi fa un buon campionato. La dimostrazione penso che sia Lanciano, quindi una squadra senza nomi particolari, con un ottimo allenatore che ha fatto un grandissimo lavoro, sta facendo un campionato bellissimo e spero che si salvi, perché veramente sarebbe un onore al lavoro fatto dalla società, dal direttore, dall'allenatore. Il carattere non si allena. Cioè, io posso, magari a differenza di un altro, avere un impatto con un giocatore diverso, no? Quindi magari lo stesso giocatore con me rende 2, con un altro allenatore rende 10. Perché magari trova la strada giusta per prenderlo, per coccolarlo, per stangarlo, per gestirlo. Però il carattere di un giocatore, di un uomo, è quello, cioè non lo alleni. Per questo dicevo l'altra volta, secondo me quando uno forma una squadra deve mettere 4-5 riferimenti di personalità, di carattere, che sono dei riferimenti sempre, devono essere degli esempi positivi quando si gioca, quando ci si allena, quando si gestiscono i momenti delicati, perché è facile essere i leader quando si vincono i campionati, quando va tutto bene. Leader è uno quando le cose vanno male ci mette la faccia, si prende le sue responsabilità. Io ho conosciuto tanti giocatori mediocri tecnicamente che erano dei leader pazzeschi, che reggevano spogliatoi. Questo secondo me è importante in una squadra, prima che scegliere fuori classe, io devo scegliere un'ossatura di uomini affidabili, che sempre, nelle situazioni positive e negative, ci sono. Questo per me è la base, no? Quando c'è questo, puoi perdere, puoi retrocedere, ma tu hai sempre qualcuno con cui confrontarti, hai sempre da chi andare a sbattere. Quando invece non trovi questa ossatura, non sai mai quali sono le cause e si gira sempre intorno cercando oggi l'aspetto atletico, no, la tattica, no, però quello, però quell'altro.
è un po' il cane che si morde la coda, perché questa squadra ha fatto un grandissimo giro d'andata, no? Dove ha trovato con l'entusiasmo, con gli stimoli, ha sopperito magari ad alcune lacune che poteva avere. Nel momento in cui, nel giro di ritorno sappiamo tutti che il campionato cambia completamente, no? Ogni partita diventa difficilissima perché le squadre cominciano a pesare i punti in maniera diversa, ogni scontro diretto è una battaglia, una guerra. E quindi serve quell'aspetto caratteriale che, se hai, ti permette di essere in corsa fino alla fine. Cioè, il Siena, che io ho visto a Pescara, a me non è sembrata una squadra superiore a noi, una squadra che aveva magari qualche individualità superiore, ma che aveva uno spirito diverso, no? Che l'ha portata a giocarsela fino alla fine. A noi è mancato questo, lo spirito. Spirito di corpo. Lo spirito, esatto. Cioè, ma quello te lo dà chi vive emotivamente questo mestiere, che non accetta mai di perdere. Cioè, ripeto, io ho giocato con tanti giocatori tecnicamente mediocri, ma che non volevano mai perdere. Cioè, ogni partitina era una guerra, era. E finiva l'allenamento, andavano via incavolati neri. E quello, secondo me, deve essere lo spirito di una provinciale. Se non hai quello spirito, a che ti aggrappi? Non hai il fuoriclasse, non hai Cavani che ti fa 28 gol, allora ci sai cos'è. E noi stiamo lì e tanto quello davanti ci fa 100 gol. Noi dobbiamo lavorare di squadra. Di squadra, e ci deve essere uno spirito di squadra, un gioco di squadra, una compattezza, una voglia di metterci la faccia sempre, di non lasciare mai nessun compagno allo sbaraglio. Quando io mi sono incavolato dopo Francavilla, perché dico, non è possibile che una squadra che è ultima dia in pasto a tutti due o tre giocatori. No, se siamo ultimi la colpa è dell'allenatore, di 30 giocatori, di tutti. Questo deve essere la squadra. No, probabilmente hanno capito che la Serie A è un mondo diverso dal resto. In Serie A non puoi permetterti nulla. Cioè, noi a Catania, secondo me, abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo fatto un errore, abbiamo preso gol. A noi ci è capitata la palla con Sforzini e non abbiamo segnato. Questa è la Serie A. Tu c'hai una palla a partita, devi far gol. Gli altri, se c'hanno una palla, ti fanno gol. Perché questo è calcio. È la Serie A. In Serie B, su tre palle, magari ti fanno un gol e due le sbagliano. In Serie A, tre palle, sono tre gol. Sono tre gol. E noi purtroppo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, perché tante partite analizziamo alla fine, ma quante occasioni ha creato? A Bergamo, io lo ricordo parate, sì, abbiamo perso 2-1, due e mezza occasioni, due gol, ne potrei dire altre 100 di partite, però è così. E quindi da una parte probabilmente vengono fuori i limiti, no? Tecnici, però dall'altra parte penso che il rammarico anche per loro sia stato quello di non essere stati all'altezza psicologicamente, caratterialmente, cioè di essere stati dentro sto campionato fino alla fine, sentirlo proprio come qualcosa che ti veniva scorporato, no? Quando tu lo senti che uno ti sta strappando qualcosa di tuo, prima che lo lasci andare via, combatti fino alla morte, no? E invece secondo me questo ci è mancato un po'. No, non hanno smesso, ci è mancato una cosa, che è una caratteristica che probabilmente non avevamo. Ando è ovvio, no? Perché è un attaccante, io lo capisco benissimo, ha avuto questa grandissima chance di arrivare in Serie A, purtroppo in una situazione difficile per il Pescara, quindi ha sentito su di sé le responsabilità, poi è venuto da un lungo infortunio, è rientrato, ha bisogno di tempo per andare in condizione, l'assillo del gol perché da lui ci si aspetta il gol salvezza, e poi queste pressioni che lui sente, è normale. Io da canto mio gli ho detto una cosa, che secondo me lui è un attaccante fortissimo, che sposta gli equilibri in Serie B, un attaccante che può far bene in A. È ovvio che bisogna sfruttarlo per le sue caratteristiche. Noi giochiamo in contropiede, Sforzini viene penalizzato, no? Quindi è normale che bisogna metterlo nelle migliori condizioni. Poi sta, io ho detto, anche per il suo futuro di lavorare tanto per la squadra, è uno che comunque si sbatte, corre, lotta. E per me questo significa tanto, perché un giocatore come lui, che si mette a servizio della squadra, che è generoso, ha capito che farsi voler bene dai suoi compagni è il punto di partenza per un attaccante. Perché quando i ragazzi vedono che tu corri, che lotti, poi ti permettono anche di non far gol. Quando invece sei lì davanti, che aspetti, tanto io faccio cosa, la seconda partita che non segni, giustamente si creano poi dei malesseri. Nando deve stare solamente tranquillo, io gliel'ho detto. Per me lui è titolare di sta squadra,
quando sarà morto e alza il braccio lo tolgo, altrimenti giocherà sempre. No, ma poi è stato sfortunato perché tante partite, magari colpi di testa, questo è un del fil di palo, ricordo a Parma, ricordo a Roma, ricordo in casa lo stesso con il Siena, situazioni dove magari il portiere fa una bella, sono momenti in cui dai, tocchi la palla, sbatte sul palo, va dentro, sono momenti in cui sei a porta. Renegato a Catania. Sì, quello io l'ho visto tra panchina, diceva al quarto uomo, cioè la maglietta si è allungata ad un metro, abbiamo visto tutti, però è un momento così, però se dobbiamo pagare i momenti negativi o degli episodi negativi, diamoli tutti quest'anno, ci abbiamo fino a domenica per pagarli tutti, così è tutto, tanto abbastanza grosso, ha bisogno di giocare, no? Fermare gli infortuni. Poi quando rientri, senti sto peso che devi far gol per forza, e la squadra purtroppo non è in un momento eccezionale che ti mette in condizione di crearti 10 palle con la partita dove tu dici oggi mi diverto. Quindi ha dovuto lavorare sporco per la squadra e l'ha fatto benissimo. E si è creato le sue occasioni, e per me questo è importante, perché un attaccante quando si crea l'occasione deve stare tranquillo. Quando non le crea, ovviamente deve preoccuparsi. Per me hanno dei grandissimi margini. Cioè, ricordiamoci che parliamo di un ragazzo di 20 anni, Ćosić, e di un ragazzo che è titolare nostro Under 21, che è Capuano. Quindi è una coppia centrale giovanissima. La giovane età fa sì che purtroppo ogni tanto qualche errore ci possa essere, ma questo penso che sia fisiologico, insomma, non è loro, cioè è l'età. Però io l'altro giorno ci parlavo e dicevo, voi dovete solamente avere continuità negli allenamenti, continuità nell'attenzione, e soprattutto in un campionato negativo come questo, dal punto di vista degli errori, delle situazioni, capire su cosa lavorare, no? Perché tu sei giovane, magari ti capita una situazione che non ti era mai venuta fuori, perché tu in allenamento riproponi delle situazioni, però in partita poi c'è sempre la deviazione, quello che scivola, quello che cade, quello, c'è sempre qualcosa di diverso da queste situazioni che magari quest'anno ci hanno visto sbagliare. Facciamo un'esperienza per migliorare, per crescere, in modo tale che le prossime volte uno può commettere un errore diverso, ma non quello. E poi credo che lavorando insieme, con tempo, con continuità, uno acquisisca anche il reparto, no? Perché se tu lavori con 4 difensori, 2 mesi sempre gli stessi, è diverso. Cioè, anche se ne cambi uno poi, se tu lavori con 3 quarti di difesa, la settimana dopo ricambiano, poi ricambiano, fai anche fatica a dargli... Cioè, mancano anche i punti di riferimento. Esatto, perché se Sforzini, per esempio, gioca 10 partite di seguito con Sculli, allora comincia a conoscere il suo compagno. Se gioca una con Sculli, una con Di Francesco, una con Weiss, una con Quinter, i riferimenti cambiano. Ma cioè, faccio fatica a rispondere perché io non so qual era la situazione al momento, no? Quindi non so magari anche la condizione dei giocatori. Io personalmente avrei voluto, nel momento in cui sono entrato, dar continuità a un blocco, puntare su 12-13 giocatori e andare avanti con loro almeno per 5-6 partite. Non ce l'ho fatta perché ogni settimana 4-5 venivano meno, quindi ricomincia proprio con un gruppo, la partita dopo altri 3-4. Questo all'inizio non lo so, perché poi magari qualche giocatore è arrivato gli ultimi giorni di mercato, qualcuno è in ritardo di condizione, quindi credo che anche l'allenatore abbia fatto fatica ad avere la possibilità di mettere 11 giocatori da continuità a quelli, no? Perché ci sono tante situazioni che purtroppo vanno al di là delle idee del mister. No, con un po' di coraggio. Vabbè, puoi dirlo. Posso dirlo, ho firmato un triennale. No, dico questo, che non parliamo di una società il Cittadella, ma senza togliere niente al Cittadella, ecco. Parliamo di una società ambiziosa che ha presupposti, secondo me, di vincere, no? Non paragonabile al Milan, all'Inter, perché parliamo di bacini anche economici diversi, però è una società che in 4 anni ha vinto 2 campionati ed è arrivata in Serie A. Quindi è una società che giustamente deve avere delle ambizioni. Se queste ambizioni fanno sì che debba arrivare qualcuno che possa far grande questa squadra, la società deve cercare di farlo. Se la società pensa che questi risultati possa raggiungerli con me, io sono contento. Io ho detto l'altra volta, mi reputo un vincente nella vita, perché quando ho iniziato un percorso, io da ragazzino, brevissimo proprio, ero sempre quello che veniva ogni anno non riconfermato dalla mia società, giocavo nella San Mettese, no? Ogni anno, a fine anno, non riconfermato. Poi dopo, vabbè, parti con il ritiro, ogni anno 40 gol.
non riconfermato. A 17 anni mi hanno mandato in promozione. Io studiavo poi a 18 anni all'università e giocavo in promozione, ho fatto promozione eccellenza, io ero convinto di diventare giocatore. Dall'eccellenza ho giocato titolare in Serie A, ho fatto un europeo under 21 vinto. Quando ho iniziato la carriera di allenatore, io a miei ragazzini, lo potete chiedere, dicevo, io non so voi, ma io un giorno allenerò in Serie A. Perché io non lo so, cioè non voglio essere presunto, so quello che voglio della mia vita. E quindi quando dico che uno ha le idee chiare, quantomeno ci proverà. E questo è la mia forza. Poi ho mille difetti, tra cui l'inesperienza, perché non posso paragonarmi. Hai dimostrato di avere le idee chiare, questo è. Io, come al solito, ho sempre detto che io sono un romantico, credo ancora nel calcio pulito, no? E sicuramente, per quanto ci riguarda, la nostra sarà una partita vera. La potremo vincere, la potremo perdere, la potremo pareggiare, ma noi ce la giocheremo con quelle che sono le nostre armi, con quelle che sono le nostre forze. E sono sicuro che la stessa cosa sarà per il Siena, perché il Siena è una squadra comunque sia che è retrocessa domenica scorsa. Sicuramente sarà dispiaciuta, sarà emotivamente meno carica del Milan, però credo che faccia la sua onesta partita, anche perché sia noi che il Siena giochiamo in casa, e almeno chiudere in bellezza, o comunque sia con una buona prestazione ai nostri tifosi, lo dobbiamo a loro e lo dobbiamo a noi stessi, no?